visti di potere robotico, stiamo andando a vedere, lo capite anche voi, The Predator. Vedremo un po' cosa sarà questo film. Io ho già una mia idea, ce l'ho, lo straccione, non so. Io spero che non sia l'idea che mi sono fatto io. E comunque abbiamo, sì, abbiamo anche il nostro amico. Siamo in tre. Esatto, siamo sacrificabili. Sì. Ci sacrifichiamo per voi. Come esatto. Di solito facciamo. Quelli che finiscono nelle mani dei Predator sono sempre un po' sacrificabili. Esatto, eh. Esatto, esatto. E quindi ci chiedevamo se la caccia sarà evoluta bene o male. Questo solo a posteriori potremmo sapere. Se non ci vedete dopo è stato bello conoscere. Esatto. Ci vediamo fra un attimo con la nostra recensione di merda. Sì, sì, ci siamo. Bene, bene. Inizia lei, inizio io. Ma sì, sì. Io non so, ho poche parole per questo film qua. Beh, basta una. Cioè merda. Esatto. La parola è merda. Sì. Forse questo è il peggior film che abbiamo mai visto. Sì, abbiamo recensito per il momento. Per quanto mi riguarda, veramente è un film che è irrispettoso di tutto, rispettoso anche di noi, anche di se stesso. Cioè, è un film che non ha alcun rispetto di nulla. E purtroppo siamo incappati. E ce lo siamo ciucciati. Ce lo siamo ciucciati. Noi che siamo nostalgici e ricordiamo ancora quel Predator con Schwarzenegger, il suo urlo, sì, sì. La giungla, quella violenza. Che era violenza vera, non erano prese per il culo. Sì. La recensione di ieri sera che ho letto non era sbagliata. Non era, probabilmente non era sbagliata. Era sbagliato solo il voto che gli hanno dato. Sì, perché così gli hanno dato. 6.5. Addirittura. Cioè, io adesso come tre adesso... 3.5. Sì, un 3.5-4. Cioè, di più non gli posso dare. Perché è un film per me veramente balordo sotto tutti i punti di vista. Anche... Sotto la scrittura, sotto la regia. Non è neanche un B-movie, neanche un film di serie Z. No, perché se fosse stato divertente, è vero, due risate te le fai. Ah beh, per forza. Ma due risate perché è ridicolo il film. Io non riesco a capire se è ridicolo il film perché l'hanno voluto ridicolo loro o gli è venuto ridicolo. Beh, cioè... Pensavo alla scena, sai quando c'è la figotta sul... Sul camper che si butta giù, ti prendo io, poi liscia, poi lui si sposta e lei vola giù, sì, cioè, sì, sì. E poi parolacce buttate a caso tanto per far vedere che è un film un po' cazzuto, sì, tanti cazzi, tante fotte, ti lecchi la figa, cioè, addirittura, leccati la figa, sì. Niente, allora, sì, io ho già detto anche troppo di questo film qua. Speriamo che sia un film che venga dimenticato, che non... Naturalmente c'è un cliffhanger dove ci potrebbe essere un suo seguito, ma speriamo che non lo sviluppino. E basta, per me è tutto qua. Se vuole dire qualcosa anche il nostro amico Bottegaio, che è venuto con noi, però anche lui lo vedo senza parole, però... Dica! Se ce la fa, eh. No, non ce la fa, non ce la fa. È improponibile una roba del genere. Cioè, non esiste un film di Predator così. Perché non si può neanche definire un bel brutto film. È vero, esatto, perché la saga di Predator, e lascio perdere Alien contro Predator, che comunque questo film li ha fatti rivalutare in maniera esponenziale, addirittura il secondo, che è una proprio è meglio di questo coso qua. Predator sono film buddy movie. Il secondo, ok, non era un granché, ma perlomeno non era così disonesto. Cioè, era comunque un film fatto come si faceva negli anni 90. Magari limitando anche un po' il budget. Sì, probabilmente sì. Sfruttando il brand. Sì, e il terzo, secondo me, era molto bello, a me era piaciuto molto Predators, il terzo. Quello dove sono nello dove spazio. Dove sono nello spazio, sono proprio nel loro pianeta, esatto. Mi era piaciuto molto perché comunque era cazzuto. Ti dava quel rispetto, senso di sopravvivenza, sì, esatto. Aveva rispetto del brand o comunque dell'icona anni 80 di Predator. E questo invece no, questo te lo ridicolizza, te lo porta a macchietta. E questo qui dovrebbe essere un peccato. Neanche degno di Bollywood. No, anzi Bollywood ha mandato in vacca un'intera un'intera saga, oltre l'intera saga, quelli della nostra età, quelli un'intera
generazione in merda, sì, con un solo film, pensa. Io avrei messo il Guinness dei primati, una roba del genere. Sì, sappiamo che Predator è, diciamo, per la 20th Century Fox, il piano B, diciamo, dei film, perché il piano A è sempre Alien, cioè probabilmente per quanto riguarda il fantahorror, no, così. Però Alien, lascio sempre stare la linea Alien contro Predator, che fa la parte sé stante. Però Alien, anche grazie al fatto che i diritti ce li mani a Ridley Scott, pur non avendo fatte cose non geniali, non lo sputtano in questa maniera qua. Purtroppo veramente il personaggio è veramente molto sputtanato, e ripeto, spero che non venga, spero che vada molto male al cinema, e dalle persone che abbiamo visto, non so in America, comunque vabbè. No, però ma non puoi incassare. Non credo che andrà bene questo film. Già dai trailer si capiva che era un filmaccio. Io ti ho detto, ho visto i primi, poi dopo non ho più visto i trailer, anche perché non mi piace moltissimo vedere trailer troppo. Sì, però almeno ti aiuta per capire se è un film del cazzo. Però per quanto riguarda Predator, ci cadi dentro comunque, perché almeno per quanto mi riguarda, io amo tanto questa saga e amo il personaggio Predator. Ma figa, non si può fare delle robe così indegne. Niente, ragazzi, cioè, qui basta. Non riesco a cosa dire di più di male. No, ma Ripeto, attori scarsi. Beh, mamma mia, c'era il tipo lì che faceva di quelle espressioni che... Sì. Ma non avete riconosciuto quello che c'aveva quello che c'aveva i tic nervosi, che era quello che ha fatto The Mist anche The Punisher. Abbiamo riconosciuto uno di quelli che faceva il trono di spade, sì, quello che faceva Theon Greyjoy, il tipo, quello, il protagonista, aveva avuto una parte in Wolverine Logan, nel film Logan. Sì, te mi hai detto così, io e non, quello non ne l'ho sono sicuro, e basta, no, no. Evitate di andarlo a vedere se non volete farvi sanguinare gli occhi. Sì. Magari vi sanguina anche il culo, e ci sta con i dialoghi che c'erano nel film, questa battuta qua. Ogni 5 parole 10 cazzo. Va bene, ragazzi, noi ci hanno spannato il culo, quindi non fatevelo spannare anche noi. No, lasciate perdere. Sì. E guardatevi il primo. Sì. E anche il secondo. E anche il secondo, anche il terzo. Poi basta. E poi basta, perché non ce ne sono altri. Bene. Va bene. Salutando, scusa. Va bene. Ti bene.